2 milioni di euro per favorire lo sviluppo e la crescita delle aree interne della Basilicata. E quanto ha proposto il consigliere regionale del Partito Democratico e vicepresidente della terza commissione Pasquale Robortella nel corso dell'audizione con il governatore De Filippo. È indispensabile, ha proseguito Robortella, ripristinare le misure relative al fondo di coesione all'interno della manovra di assestamento del bilancio di previsione 2013. Un atto indispensabile per garantire la sopravvivenza stessa dei piccoli comuni già fortemente colpiti dalla crisi socio-economica e demografica degli ultimi anni. Reintegrare tale misura, ha terminato il vicepresidente della terza commissione, rappresenterebbe una prova ulteriore dell'attenzione che il governo regionale ripone verso i problemi reali del territorio. Il fondo di coesione, istituito nel 2002, lo ricordiamo, si pone tra l'altro come obiettivo il miglioramento qualitativo e quantitativo dei servizi pubblici nei centri svantaggiati.